Ciao a tutti ragazzi, oggi vorremmo presentarvi una cosa nuova, carina, indispensabile, quasi, comunque utile per voi per evitare di rompere i vostri 6, 6S, 6S Plus e 6 Plus. Sono queste pellicole. Partiamo da quelle vecchie, queste classiche, che praticamente coprivano diciamo dai il 90% di tutta la superficie del display, tranne i bordi che sono stondati. Sono rigide, come vedete, second glass, 0,3 mm. Oggi vorremmo proporvi queste. Sono dei nuovi prodotti, quattro colorazioni, come i quattro colori: gold rose, space gray, gold e silver. Ok, vi faccio vedere l'applicazione. Io già ce n'avevo su una, vi faccio vedere l'effetto a distanza di tempo. Ce l'ho da un mese, un po' che la sto testando, e devo dire che questo è l'effetto della mia. Non so se si intravede, la mia è rotta, è spaccata, è già caduto penso 2000 volte il mio telefono, però devo dire che rende, funziona bene e non dà alcun tipo di problema. Questo il mio telefono con 1,5 miliardi di notifiche, sta di fatto che però funziona perfettamente. 3D touch funziona alla grande. Ok, sì, sì. Ovviamente sul grey si applicherà questa. Vi faccio vedere l'applicazione. Ok, applicazione questa qui. Ragazzi, vedete che effettivamente il mio è bello rigato e rotto. Andiamo a rimuovere la pellicola e vediamo com'è sotto il vetro. Calcolate che ce l'ho su da un mese circa. Qua viene proprio via tutta. Proprio incollata bene questa qua. L'ho messa proprio bene, bene, bene. Ecco, l'ho rotto in maniera definitiva. Questo è il mio vetro, ovviamente andrà pulito. Voilà. Applichiamo. E puliamo anche dopo. Sta un piccolo... Si automette praticamente, si autoinserisce. Meravigliosa sta roba, veramente. Come le altre, però il vantaggio, sono mie piccole, il vantaggio di questa è che copre proprio tutto, ragazzi. Cioè copre il 100% dello schermo. Ok? Questo è l'effetto, ve la pulisco, vi faccio vedere. Benissimo. Eccoci qua. Questo era quello che volevamo presentarvi. Come vedete, questo è il profilo stondato, quindi si sente veramente poco sul lato la pellicola, e ha solo e soltanto il tasto home un po' più in giù rispetto al classico, alla classica pellicola da 0,1 mm. Ok? Questo è l'effetto finale della pellicola. Queste sono le mie due bimbe. Io normalmente il consiglio che do a tutti è di prendere per proteggere delle custodie in silicone rigido. Questa non è più rigido perché ce l'ho da tanto tempo, però che vanno a proteggere parecchio e ammortizzare i colpi, ok? Io questo è l'utilizzo che faccio classico del mio telefono, in questo modo. La custodia così da pochi euro. Non so se avete fatto caso, le custodie originali, la maggior parte, sono aperte sotto, e non è un caso, è la parte più pesante del telefono, e spesso il telefono cade e picchia sotto. In Apple sono dei geni a inventarsi queste cose qui, e non è niente fatto per caso. Quindi, a mio avviso, con una protezione di questo tipo, qualsiasi tipo sia la custodia in silicone rigido che copra tutti i bordi, è una pellicola second glass, non questa, ma qualsiasi, in particolare questa perché ha i bordi stondati e copre quindi tutto, quindi dà più protezione, dovreste essere abbastanza sicuri col telefono. È ovvio, io non dico che con questo lo rendete indistruttibile, però di certo date una mano a noi a non lavorare, ok? Scherzi a parte, ultimi colori ve li faccio sempre vedere, i soliti colori, scusate. Vedi? Voilà, più il nero. Bene ragazzi, vi saluto, un abbraccio da rotolaiphone.it, alla prossima.